ricordarla in maniera durevole, in maniera consistente, ne parleremo più avanti in un'occasione opportuna, ma il museo sta pensando di dedicare un'attività specifica alla nostra direttrice Mariella Mengozzi. E chiudo per questo tema, per parlare al futuro, direzione abbiamo bisogno e in questi giorni, in questi mesi anzi, si è lavorato molto per individuare la nuova figura che guiderà il museo. La commissione composta dai professori Galli, Guerzoni e Giachino ha lavorato molto, abbiamo avuto 320 candidature e quindi il lavoro è stato molto importante. Abbiamo avuto un consiglio di amministrazione che ha confermato pienamente il lavoro della commissione, quindi vorrei approfittare di questa giornata sui 90 anni, pensando alla direzione passata, pensando al futuro, per comunicarvi che il museo sarà guidato dal nuovo direttore, anzi in questo caso la nuova direttrice, di nuovo una donna, sarà Lorenza Bravetta, che è qua e che quindi invito a partire. Sarà oggetto di una conferenza stampa, di un incontro, di un racconto sulla programmazione nelle prossime settimane. Quello che volevo sottolineare è che di nuovo nella direzione abbiamo una donna e questo in un mondo molto maschile è una scelta precisa e non obbligatoria ovviamente, ma è una scelta intelligente e anche va molto nella direzione di questo allargamento di orizzonti culturali. Grazie. Sì, è una nomina che ha sorpreso anche me e mi fa molto piacere, quindi sono grata per la fiducia che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione mi hanno accordato, sono grata per il fatto che il progetto che ho scritto sia stato accolto con favore, un progetto che guarda al futuro, un progetto che apre a un dialogo tra la cultura dell'automobile e altre discipline, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per continuare nel solco di quanto è stato fatto finora e con tutta l'energia possibile. Sì, senz'altro appunto l'automobile resta il fulcro dell'attività di questo museo, ma l'automobile non è solo macchina, è cultura, è una cultura che abbraccia mondi diversi, linguaggi diversi e quindi l'intenzione è proprio quella di dare vita a delle collaborazioni che possano portare a pubblici nuovi e a toccare dei linguaggi che fino ad oggi sono stati magari meno spinti o meno considerati nella programmazione del museo.